Eccoci qui, ben ritrovati al nostro approfondimento quotidiano, il nostro focus sempre, come sapete, in diretta la mattina e poi repliche nel corso della giornata. Oggi parliamo del QR code, ai più però per ora una parola difficile e uno strumento semi sconosciuto, ma che vedrete, ne parleremo fra poco, diventerà familiare, se vogliamo ovviamente, ed indispensabile a tutti voi che ci seguite da casa, anche a quelli più sprovveduti e più ostili all'innovazione tecnologica, perché sarà una cosa semplicissima, però sarà una delle sentinelle della nostra salute. Prima di fare un acquisto al supermercato o in un negozio, potremo farlo da soli con il nostro telefono cellulare. Per parlarne con noi in studio, in diretta, stamane Rosario Rago, presidente di Confagricoltura Salerno e manager di Rago Group. Benvenuto presidente. Buongiorno a lei e ai telespettatori. I Rago, agricoltori dal 1892, uno dei gioielli dell'agricoltura campana ed italiana e tra i più forti esportatori di verdure ad ottargi quarta gamma in Europa. Quarta gamma è, vedete anche dal portale, dal sito di Rago Group, è l'insieme di prodotti freschi che dopo la raccolta sono immediatamente sottoposti a processi tecnologici per mondarli delle parti non utilizzabili, tagliati, lavati, sterilizzati, asciugati ed imballati in buste, pronti ad essere consumati. Dunque una grandissima realtà, tra l'altro l'agricoltura è stata forse l'unico settore, l'unico comparto ad aver arrestato, arginato un po' l'onda della crisi. Dico bene, Presidente? Giustissimo, è uno dei comparti che sta dando più risultati in quello che è il panorama agricolo. Sì, nella crisi generale dell'industria, dei servizi, ho letto che l'agricoltura è l'unico settore che nell'ultimo trimestre ha fatto registrare un più negli occupati, quindi una bella soddisfazione, un bel risultato. D'altra parte noi dovremmo un po' recuperare questi valori dell'agricoltura, certo, che ho letto sono stati sottovalutati per tanti anni. Infatti. Dunque il QR code, dicevamo, è l'argomento di oggi, è una cosa straordinaria, vedrete. Abbreviazione di Quick Response Code, un codice a barre bidimensionale presente su tutti i prodotti, una bottiglia di olio, vedete la consumatrice che si va a vedere che cos'è questa cosa, vedete, inquadra il codice a barre bidimensionale, un'insalata, una confezione di formaggio, qualsiasi altro prodotto, che viene apposto, vedete, o dal venditore, dal negoziante, o che è già stampigliato all'origine, alla produzione, dalla industria. Inquadrato con, ecco qui, una bottiglia di vino, inquadrato da qualsiasi di noi con un telefonino dove abbiamo caricato gratuitamente un lettore di codice, è facilissimo, poi nelle prossime settimane vi spiegheremo come si fa, farà comparire sul display del vostro smartphone, del vostro telefonino, una schermata con tutte le informazioni, la tracciabilità geografica, ecco, alla fine la consumatrice si è convinta e la prende, l'acquista, perché ha controllato la chimica, la produzione del prodotto, insomma un ok che tutto è a posto per la nostra salute. Presidente, vogliamo... Ecco, mentre vediamo ancora delle immagini del negoziante, vorremmo vederlo più spesso nei prossime settimane, prossimi mesi, forse qualche anno passerà ancora, perché noi possiamo culturalmente, come dire, adeguarci, aderire a questa iniziativa che però già sta avendo grande successo. Un dispositivo che voi potete scaricare o fare scaricare, per esempio, i più anziani dal nipote, sul vostro computer, e poi dal computer automaticamente si trasferisce, non dovete fare nulla, si trasferisce sul vostro telefonino e comparirà un'icona del QR code, un lettore, diciamo, con il quale noi andiamo al supermercato, in un negozio, e togliamo il telefono, prendiamo il telefono dalla tasca e facciamo queste verifiche assolutamente responsabili. Rago Group, la sua azienda, è una delle poche in Campania ad usare il QR code, ad aver aderito a Campania Sicura, il progetto della Regione Campania per garantire la tracciabilità dei prodotti della terra e quindi la tranquillità dei consumatori campani, italiani, ma anche di tutti gli altri paesi. Cos'è che ha spinto lei, Presidente Rago, e anche molte altre ditte ad aderire a questo progetto della Regione Campania che si chiama Campania Sicura?
Diciamo che noi solitamente siamo sempre molto attenti a quelle che sono le innovazioni. Facendo un buon 50% del nostro fatturato rivolto all'estero, abbiamo sempre grande interesse a cercare di far uscire fuori il meglio dell'Italia e far uscire fuori un'azienda che non nasconda nulla e che abbia tutto tracciato. C'è stato anche il problema Terra dei Fuochi, sì, che comunque ha generato, sì, sì, una grossa disinformazione, anche perché in provincia di Salerno, ringraziando Dio, non abbiamo di questi grandi problemi che sono stati riscontrati in qualche altra provincia campana. Ma con tutto ciò noi intendevamo far vedere al consumatore finale, che sia giapponese o che sia tedesco o che sia polacco, fargli vedere che sui nostri terreni i nostri prodotti sono salubri e non hanno assolutamente nessun tipo di problema. Questa è la tracciabilità di, sì, oggi, che viene tracciata la busta, quindi mi dice il, sì, campo sul quale è stato raccolto, le analisi che sono state fatte prima sul campo, poi sul prodotto, quindi abbiamo allineato tutta quella che è la tracciabilità su questo, sì, QR code, che a me piace chiamarlo qualità responsabile, una codifica, sì, di qualità responsabile, anche perché sappiamo tutti che questa è volontaria, non è un, non è un, non è un qualcosa obbligo che viene imposto, non, sì, è un obbligo, sebbene in Campania noi siamo stati tra le prime, forse aziende, i primi, dice Caldoro, forse i primi, infatti, sì, i primi ad aderire a questo progetto, ma oggi sento che a 360 gradi ci sono tantissime aziende che stanno aderendo a questo progetto. Sì. Progetto poi nato dall'Istituto Zooprofilattico, che ha creato questo software e questo principio, questa banca dati, con il forte sostegno della Regione Campania, all'inizio proprio con Caldoro in prima persona a gestire un po' questa operazione. All'interno di questa operazione sia la Regione Campania ha messo dei fondi, tant'è vero che le analisi sono finanziate per il 50% dalla Regione Campania e il restante 50% siamo le nostre imprese. Siete voi che finanziano, che ci autofinanziamo per, sì, far fare queste analisi e dimostrare all'esterno che i nostri terreni sono salubri, i nostri prodotti sono perfetti. Sì, un'iniziativa, devo dire, straordinaria. Dobbiamo paradossalmente dire grazie a quegli scellerati delinquenti che hanno sversato nella Terra dei Fuochi, che hanno, come dire, spinto questa bellissima regione e questa grande popolazione che è quella campana, gli imprenditori campani, poi a dover, come dire, fronteggiare questa scelleratezza accelerando appunto questo dispositivo tecnologico. Un'iniziativa della Regione Campania, forte, importante, finalmente condivisa da tutti, perché il che non è facile. Ma in un minuto sentiamola, annunciata dallo stesso Presidente Caldoro, pochi secondi. Sì, allora Campania Sicura, perché dobbiamo rispondere con dati, sicurezza, serietà, a salvare i nostri prodotti, dire che sono i più salubri, sono i più sani, perché vengono controllati. Beh, questo è un modo per far controllare ogni cittadino la tracciabilità, il prodotto da dove viene, quali sono le analisi che sono state fatte, il risultato delle analisi, quindi cose che abbiamo solo noi. Dobbiamo essere fieri di questo, è una campagna sicura e sana, che è una battaglia che noi facciamo con tre verità. Una sulla salute, avendo fatto il registro tumori 2 anni fa, avendo chiesto lo screen sanitario gratuito, comunque incentivato per quanto riguarda i cittadini, che abbiamo avuto col decreto legge. Il terzo, chiaramente, le bonifiche con i famosi 300 milioni che abbiamo recuperato nel 2010-2011. Quindi tre verità nostre che siamo riusciti a fare solo noi, la nostra giunta, il nostro governo, nei momenti in cui nessuno parlava di questi temi, e per nascondere un problema. Ecco, noi siamo sempre molto critici con la Giunta regionale e con Caldoro, ma questa volta, caro Caldoro, dobbiamo dirti grazie per aver ascoltato gli agricoltori, i contadini, gli imprenditori e aver dato una spinta a questa forte iniziativa. Presidente, è con l'innovazione che si esce dalla palude del passato e si diventa più competitivi nel mondo? Sicuramente sì, oramai c'è bisogno soltanto di innovazione di processo e innovazione di prodotto. Il QR code si sposa benissimo nell'innovazione di processo, di far vedere le nostre aziende sempre più trasparenti, di far vedere al consumatore finale come funzionano le nostre imprese,
che siamo tutti pronti alla qualità totale, e cercare a questo punto, la trasmissione di oggi ci deve aiutare a farlo capire anche ai nostri cittadini italiani. Continueremo a farlo? Perché, benissimo, perché noi, se prendiamo un po' di dati, siamo su 600.000 visualizzazioni sul sito del QR code, sì, di cui 500.000 sono dall'estero, c'è, sì, una grossa percentuale che viene dal Giappone, una grossa percentuale che viene dalla Germania. Ci sono molti paesi esteri, ma ci sono pochissime consultazioni a livello italiano. Ecco. Quindi abbiamo bisogno di far conoscere questo sistema anche a noi italiani. Ecco, come domanda finale, siamo alle conclusioni. Come possiamo aiutare, Presidente Rago, questo cambiamento culturale anche nella nostra gente, i nostri cittadini, i consumatori? Beh, noi gli dobbiamo far vedere, toccare con mano, come abbiamo fatto oggi, di qual è il funzionamento, e gli dobbiamo far capire che loro, prima di mangiare o prima di acquistare un prodotto, devono informarsi, devono capire la qualità che stanno acquistando all'interno di questo prodotto commerciale, devono capire che ci sono aziende del territorio, sebbene non multinazionali, ma che riescono a fare dei prodotti qualitativamente ed igienicamente eccellenti rispetto a quello che è il panorama mondiale. Sì. Ecco, vorrei precisare che il QR code, cioè questo piccolo codice a barre che state vedendo, che adesso il salumiere, il negoziante farà anche vedere tra poco, non deve distinguersi dal codice a barre che sono un po' su tutte le confezioni alimentari e non, e che noi non possiamo ovviamente decodificare, non possiamo leggere, però il QR code, che sta cominciando a prendere piede e lo vedrete, diciamo, progressivamente sempre più presente, però ci vuole un po' di tempo, il QR code invece noi lo possiamo decodificare grazie a questi dati che sono stoccati presso l'Istituto Zooprofilattico. A proposito, avremo ospite il professor Limoni, il dirigente dell'Istituto Zooprofilattico, verrà da noi per parlare ancora di questa iniziativa che per noi è davvero un grande salto di qualità. Quello che volevo dire è che oggi anche il mondo agricolo vede di ottimo auspicio tutto il lavoro che stanno facendo in HAC, per esempio, per, sì, le frodi alimentari, perché noi che facciamo le cose per bene vogliamo che vengano individuati coloro i quali facciano delle frodi, e sono nostri concorrenti sleali, noi vogliamo che li individuino e li tolgano dal mercato. Sì. Quindi ringraziamo, il plauso al nostro comandante Ferrara e al, sì, centro che abbiamo per il centro, sì, sud, sì, Italia. Passione straordinaria. Dunque, grazie Presidente Rago, noi ci vedremo presto su questi argomenti perché ci interessano molto, interessano moltissimo la nostra salute. Vi ricordo domani appuntamento con la medicina veterinaria, il venerdì, farmacovigilanza veterinaria in Campania, i farmaci che hanno portato problemi agli animali, il fenomeno dell'antibiotico resistenza, l'anagrafe degli animali, insomma il lavoro delicato e straordinario che fanno i medici veterinari per tenere in piedi questa rete informativa tra le varie città e province per tutelare la salute degli animali, ma anche la nostra, quella dell'umano, l'ultimo anello della catena del controllo dei farmaci. Noi umani, diciamo, l'anello più importante, noi uomini, donne, ma agli animali non possiamo dirlo e non possiamo avere purtroppo risposte. Ci sia consentito una spruzzata di fantasy in questo finale di intervista con il Presidente Rago. Se potessero gli animali comunicare con noi, chissà, forse ci farebbero capire che sono loro a sentirsi l'anello più importante di questa catena. Un po' di fantasia. Domani in diretta con noi la dottoressa Silvia Cappiello, dirigente, viene da Napoli, dirigente di farmacovigilanza veterinaria della Regione Campania, appunto, a Napoli. Un appuntamento da non perdere. Grazie ancora alla Confagricoltura, Presidente Grazie Rago, e al Rago Group. Linea alla regia, buon proseguimento di giornata.